Quindi il 30 aprile va in scena la marcia per l'aria di Piacenza, di cosa si tratta? Si chiama Piacenza per aria ed è un'iniziativa, che è la prima iniziativa che faremo come comitati, associazioni, rete dei comitati delle associazioni che si sono costituite oggi a Piacenza per la prima volta dopo tanti anni, per contrastare il problema fortissimo che abbiamo, tutta la Pianura Padana, non solo a Piacenza, della qualità dell'aria, ma in realtà noi ci costituiamo insieme proprio perché riteniamo che sia venuto il momento di dare forza a tutti i vari problemi che i cittadini stanno affrontando sul loro territorio singolarmente e che devono essere messi a fattore comune. In una provincia o ex provincia quale la nostra diventa fondamentale adesso che i cittadini siano presidio del loro territorio, lo difendano, perché la sorveglianza degli enti sta venendo veramente meno sempre di più, ma allo stesso tempo mettendo a fattore comune tutti i loro studi, l'interessamento che hanno fatto, le conoscenze, possono anche mettere a servizio queste conoscenze di questi enti che per adesso sono ancora mancanti sul territorio. Quindi progetti industriali, per esempio, che sono adesso alla ribalta, quali quello della Buzzi Unicem, ma la Cementi Rossi, Gossolengo, Biogas, si riuniscono per chiedere che le conferenze dei servizi siano più trasparenti, ci sia più pubblicità, ma soprattutto maggiore partecipazione dei cittadini ai progetti che riguardano il loro territorio. In merito porterete anche all'amministrazione comunale alcune proposte? Sì, nella manifestazione noi chiederemo al sindaco Dosi di essere presente e di recepire una serie di indicazioni che noi faremo presenti, perché riteniamo che questo problema della qualità dell'aria a Piacenza, fondamentale in tutta la provincia, vada risolto da oggi. Doveva essere fatto ieri, ma ci siano veramente delle iniziative effettive. Non solo, ma questa cosa la faremo anche poi in regione, perché l'idea è quella di arrivare a Bologna dal presidente della regione Bonaccini in bicicletta, partendo da Piacenza ma magari toccando anche altre realtà e prendendo anche altre associazioni e comitati da Parma, Reggio, Modena, per portargli delle proposte, questa volta a livello regionale, proprio per risolvere questi problemi territoriali.